Buonasera a tutti, cari fratelli, cari amici, per questo così particolare giovedì di Pasqua. Sono estremamente felice di poter essere in comunicazione con tutti voi. Prima di tutto volevo ringraziare Romeo per aver messo su, creato, inventato questo sistema, questa conferenza online. E volevo ringraziare anche i fratelli che collaborano con lui, Alessandro Caroti e Paolo Delfreo. Volevo anche comunicarvi una cosa che oggi Paolo mi ha avvertito, che Iside è in stampa e dunque probabilmente alla fine della settimana prossima inizieranno le consegne. Nonostante il coronavirus ce l'abbiamo fatta. E ora, per non farvi perdere ulteriormente tempo, passerei sicuramente all'argomento della sera. I Templari. Un argomento che avvince, che evoca battaglie, scontri campali, episodi epici della storia, ma anche segreti, misteri, tesori nascosti, tradizioni che si sono tramandate in silenzio per secoli e secoli. Ma in realtà, chi furono questi Templari? Qual è la loro storia? E quali le leggende che da sempre li accompagnano? Per saperne un po' di più bisogna salire su una macchina del tempo e recarsi in un momento particolare della storia. Siamo alla fine dell'undicesimo secolo. Nel vicino Oriente accade qualcosa di particolare. I Selgiuchidi, di stirpe turca, da poco convertiti all'Islam, avanzano in Anatolia, sembrano inarrestabili. La loro conversione alla fede del profeta è recente e dunque tendono ad essere, come tutti i neofiti, estremamente rigorosi, troppo. E si stanno schiacciando l'impero bizantino. Il Basileus è allora Alessio I, il quale chiede al Papa di poter far leve di mercenari in Occidente. Inoltre le contempla una situazione assolutamente disperata. Vi è di più, fra l'altro. I Selgiuchidi sono riusciti a sconfiggere i Fatimidi d'Egitto e a impossessarsi della Palestina e dunque di Gerusalemme. I pellegrinaggi che da sempre andavano verso la città santa per eccellenza non sono stati completamente impediti, ma resi sicuramente più difficili. Gli atti di violenza nei confronti dei pellegrini si moltiplicano. E talune chiese sono state trasformate in moschee. Il Papa Urbano II prende l'appello del Basileus, dell'imperatore d'Oriente, e nel 1095 indice un convento a Clermont. Nel corso di questo concilio, di fronte ai più alti prelati della Chiesa Cattolica, ma anche a feudatari di altissimo profilo, il Papa gestisce estremamente bene la questione. Egli fa un appello perché la Terra Santa sia di nuovo conquistata, sia in mano cristiana, e che i pellegrinaggi verso il Santo Sepolcro siano finalmente sicuri.
È un appello accorato il suo, dove tutta la forza possibile e immaginabile della sua persona viene inserita in questo contesto. Egli fra l'altro dice, sue testuali parole, «I turchi hanno distrutto alcune chiese e ne hanno trasformate altre a uso del loro culto, insozzano gli altari, circoncidono i cristiani macchiando gli altari con il sangue della circoncisione oppure lo gettano nel fonte battesimale, si compiacciono di uccidere il prossimo squarciandogli il ventre, estraendone gli intestini. Poi fanno ruotare le vittime intorno al palo affinché non cadano morte. Altre le legano al palo e le colpiscono scoccando frecce, ed altre ancora gli tirano il collo per vedere se riescono a decapitarli con un solo colpo di spada. E che dire degli orripilanti stupri ai danni delle donne?» Il Papa riesce a calamitare tutta l'attenzione possibile ed immaginabile. Egli infatti ha uno scopo ben preciso: ridare alla croce la città santa. Ma probabilmente nella sua mente vi è anche un progetto secondario. La nobiltà feudale che si è e che è stata coinvolta nelle lotte per le investiture è sempre più irrequieta. Tra l'altro è in crisi per le continue guerre feudali e anche immiserita per le autonomie sempre maggiori che hanno le città. A questo punto una crociata potrebbe, una spedizione per la liberazione della Terra Santa potrebbe sortire due effetti. Il primo, quello principale, liberare. La seconda sarebbe quella di abbassare la pressione dell'aristocrazia sull'Europa, dell'aristocrazia feudale e, fra l'altro, far sì che i sopravvissuti si rimettano, diciamo, acquistino vigore da un punto di vista economico con questa spedizione. Nuove terre per loro e anche ricchezze dovute ai saccheggi che ci potrebbero essere. Coloro che dovessero morire durante la santa impresa, beh, per loro vi sarebbe un premio ancora più grande, le porte del paradiso spalancate. Viene indetta pertanto la crociata, alla quale aderiscono con entusiasmo tutto il fiorfiore della nobiltà europea. Raimondo di Tolosa, Goffredo di Buglione, Boemondo di Taranto, Baldovino delle Fiandre, Roberto di Normandia, Tancredi d'Altavilla, sono solo alcuni dei nomi di coloro che partecipano. Ma mentre la crociata si stava organizzando, un personaggio quasi misterioso ma celeberrimo, Pietro l'Eremita, non appartenente al clero regolare, cominciò a predicare per una crociata dei poveri. E siccome era una persona di grande carisma, sotto le sue insegne si riunirono contadini disperati di ogni sorta. E partì questa prima crociata di poveri verso la Terra Santa. Fecero una brutta fine. Dopo aver scorrazzato per mezza Europa mettendo a ferro e fuoco terre che con gli infedeli non c'entravano assolutamente niente, dopo aver attraversato il Bosforo si scontrarono con le armate musulmane e furono sterminati. Di loro solo 3.000 sopravvissero e attesero insieme a Pietro l'Eremita la venuta della crociata vera e propria. Intanto, da ogni angolo d'Europa, gli eserciti crociati, segnati con la croce, stavano andando e confluendo verso Costantinopoli. Vi arrivarono tutti fra l'inverno del 1096
e i primi mesi del 1097. In tutto erano 30, 35.000 uomini, di cui 5.000 cavalieri. Prima di trasportarli dall'altra parte del Bosforo, Alessio I gli fece giurare fedeltà e gli fece promettere che tutte le terre conquistate sarebbero ritornate all'impero di Bisanzio. Così, riforniti, rifocillati, armati e guidati dai bizantini, l'esercito crociato attraversò gli stretti, arrivò in Anatolia e cominciò la sua avventura. Assediarono per prima la città di Nicea, che riuscirono a prenderla per assedio a patti, ma la città si arrese ai bizantini e dunque non fu possibile per loro metterla a sacco. Proseguirono e arrivarono sotto una delle principali piazzaforti anatoliche, Nicea. Anche qui l'assediarono a lungo e alla fine riuscirono ad avere la meglio e a prenderla grazie al tradimento di un presidio armeno. Ne seguì una strage e un saccheggio notevole, ma proprio sul più bello, mentre stavano godendo di questo loro primo successo, si presentò di fronte a loro un esercito musulmano. Lo scontro sembrava impari, ma avvenne il primo miracolo. I musulmani erano molto di più e ben schierati, ma una parte di loro, la parte fatimida, cioè coloro che, a differenza dei seljukidi, non erano sunniti ma erano sciiti, all'ultimo momento si ritirarono, non scesero in battaglia per paura che i turchi prendessero eccessivo potere. E così per i crociati andò bene. Grazie alla divisione profonda, alle divisioni profonde che sussistevano nell'arcipelago musulmano, i crociati riuscirono a procedere in Palestina senza grandi ulteriori scontri. Fino a quando, il 7 giugno del 1099, arrivarono sotto le mura di Gerusalemme e prese loro la disperazione. Gerusalemme era ben fortificata, ben presidiata. Intorno vi era una zona pressoché desertica, pochi pascoli, poca acqua, un caldo allucinante. Non era nemmeno possibile cingere la città d'assedio. I crociati da 30.000, 35.000 che erano partiti erano arrivati a Gerusalemme solo in 12.000, solo 2.000 erano i cavalieri, forse meno. Che fare? La città doveva essere presa d'assalto, ma i mezzi non c'erano. A questo punto, un nuovo miracolo, un nuovo miracolo. Giungono da Genova diverse galere genovesi, il quale fa demolire le navi e costruire dei grandi belfredi, delle torri mobili con le quali è possibile assalire la città. Immediatamente la frustrazione si trasforma in entusiasmo, anche perché una notte, siamo ormai a luglio, un sacerdote, Pietro Desiderio, ha una visione ed esclama di fronte a tutti i crociati che gli si sono presentati dei santi e gli hanno detto che se i crociati si fossero comportati come Giosuè a Gerico, cioè se avessero digiunato, se avessero pregato e se avessero fatto una processione per 3 volte intorno alla città, la città sarebbe caduta. E così fecero. Il pellegrinaggio si concluse sul Monte degli Olivi, dove Pietro l'eremita fece una predica che infiammò gli animi. Il 13 le truppe crociate dettero d'assalto alla città.
il 15 riuscirono a conquistare un bastione interno ed entrare nel cuore della città sacra. Sembra che il primo ad essere entrato fosse un italiano, un pisano, Cucco Ricucchi, e subito dopo Goffredo di Buglione e gli altri. In un sol giorno Gerusalemme cadde in mano crociata. Come era prevedibile, subito dopo vi fu una sorta di strage, forse esagerata dagli storici successivi, ma comunque strage si fu, furono uccisi non solo musulmani, ma anche ebrei e anche cristiani ortodossi, anche perché era difficile riconoscere l'uno dall'altro. Chi si riuscì a sopravvivere venne fatto prigioniero e liberato solo in virtù di un riscatto. Gerusalemme, dunque, era stata conquistata. L'impresa, quasi impossibile, era riuscita. Ma ora che fare? Da un punto di vista di diritto, Gerusalemme aspettava l'impero bizantino, come i crociati avevano giurato. Però i grandi feudatari, riunitisi in Parlamento, decisero che non era possibile restituirla all'imperatore. Primo, perché l'imperatore non si era ben comportato nei confronti dei crociati. In secondo luogo, perché era uno scismatico, non era un cattolico, e dunque il giuramento che avevano prestato non aveva valore, perché non si poteva giurare con uno scismatico. Alcuni proposero che Gerusalemme fosse assegnata al Papa, diventasse un possesso pontificio, ma anche qui c'era una controindicazione. Facendo in tal modo si sarebbero totalmente inimicati l'imperatore di Bisanzio, e l'imperatore era troppo importante, perché comunque da lì passava la maggior parte dei rifornimenti. Allora decisero di eleggere re uno di loro, uno dei crociati. Non poteva essere un grande feudatario, prima di tutto perché ai grandi feudatari non gli interessava, volevano ritornare nei loro feudi, nei loro regni, nei loro piccoli regni. Doveva essere una persona coraggiosa, affidabile, abile, ma di scarsa importanza politica. E la loro scelta cadde su Goffredo di Buglione. Goffredo di Buglione si rifiutò di prendere il nome di re, il titolo di re, perché disse che sarebbe stato iconoclasta, sarebbe stato un affronto nominarsi re in una terra dove il nostro Signore aveva conosciuto l'albero della croce. No, non era possibile. Egli preferì il titolo di Sancti Sepulcri, difensore del Santo Sepulcro. In realtà preferì sempre farsi chiamare principe. Ma Goffredo di Buglione durò poco, perché un anno dopo morì. E al suo posto subentrò il fratello, Baldovino. Fu il primo re di Gerusalemme, perché lui si fece incoronare quale re. Naturalmente, la Palestina cristiana si dette una struttura del tutto uguale a quella europea. Un regno e tanti grandi feudi. Infatti, nacque la contea di Tripoli, il principato di Antiochia, la contea di Edessa, il principato di Tiberiade, la contea di Giaffa, tutti teoricamente sotto il regno di Gerusalemme, ma in realtà con una fortissima autonomia. Ognuno era in pratica federato al regno, ma a tutti gli effetti anche indipendente. Vi era un problema però, un problema fondamentale. Le cose fino allora erano andate bene perché il mondo musulmano era diviso
sunniti contro sciiti, fatimidi contro seoggiuchidi, ma ovunque vi era il desiderio di cacciare fuori i cristiani, di ributtarli al mare. E i cristiani erano pochi, erano veramente pochi, perché la maggior parte dei crociati, assolto il proprio voto, erano ritornati in madrepatria. Goffredo di Buglione rimase a Gerusalemme con solo 200 cavalieri. Fu in questa situazione così particolare che nacquero gli ordini monastico-cavalierischi. Gli ospedalieri e i templari nel 1118, nel 1198 i teutonici. Sulla fondazione dei templari sapete tutto. Hugo de Payne fu insieme a altri due compagni l'ideatore di questo ordine. Questo ordine che venne riconosciuto come tale nel 1129 al concilio di Troyes. I templari furono particolarmente fortunati perché ebbero un grande sponsor, una delle figure più importanti e magnetiche della cristianità in quel periodo, anzi la più importante, San Bernardo di Chiaravalle, che scrisse di propria mano la regola dell'ordine. Da quel momento in poi, per i templari, fu sempre un salire, un ascendere. Con una prima bolla, Omnem Datum Optimum, Innocenzo II, provvide che i templari fossero sottoposti solo all'autorità papale, esentati da tasse e gabelle, e che avessero un proprio clero regolare. Celestino II, con un'altra bolla, Milites Templi, di pochi anni più tardi, permise loro di raccogliere questi. Ma fu Eugenio II, un successivo pontefice, che andò oltre ancora. Egli, infatti, con la bolla Militia Dei, stabilì che i templari avessero diritto di seppellire i loro morti in propri cimiteri, che avessero il diritto di raccogliere decime e, fra l'altro, che la protezione apostolica non riguardasse solamente loro, ma fosse estesa anche ai loro parenti, anche alle loro proprietà e perfino ai contadini che lavoravano per loro. Era una cosa mai vista. Da allora in poi, in ogni famiglia nobile, specie di Francia, era importante che almeno un membro della famiglia si facesse templare, perché ciò significava non solo importanza, ma protezione per tutto il casato. Un po' come un tempo, qualche decina di anni fa, un secolo fa, le famiglie borghesi, anche le famiglie aristocratiche, borghesi di una certa levatura, ci tenevano a avere un membro della loro famiglia che fosse prete, famoso zio prete, era una cosa ricorrente. E così per i templari. I templari dunque riuscirono a divennero fra tutti gli ordini monastico-cavallereschi il più importante. Essi rappresentarono un ausilio fondamentale per il mantenimento del Regno di Gerusalemme. Avevano un'organizzazione capillare in tutta Europa. In pratica l'Europa era divisa in regioni e le regioni a loro volta suddivise in precettorie, e che all'interno delle precettorie vi erano le varie magioni o case. Producevano reddito perché avevano grandi possedimenti fondiari e allevamenti, e inoltre, fra l'altro, offrivano vari servizi, un trasporto, ad esempio, assolutamente assicurato di denaro. Dunque la loro ricchezza era notevole.
ma occorreva tutta, perché dovevano mantenere un esercito permanente, un esercito fatto di professionisti. Badate, non pensate a grandi cifre, e si riuscivano a mettere in campo circa 3.000 combattenti. I cavalieri templari combattenti erano 400-500, le misure di ordine sono queste. In più vi erano circa 1.600 fra sergenti e turcopoli, e poi 1.000, 1.000 di fanti fra sergenti appiedati, arcieri e altro. Erano organizzate militarmente con roi, cioè gruppi, lance di 20-30 uomini, a capo dei quali vi era un cavaliere vero e proprio. La loro specialità era sicuramente della cavalleria pesante, la cavalleria di sfondamento. In questa capacità di trasformarsi in rullo compressore, erano veramente imbattibili. Conoscete bene anche quelle che erano i loro segni distintivi, la croce patente, una croce rossa in campo bianco, e i bracci della croce, e alla fine erano ingrossati. Guardate, la croce patente non era solo dei templari, era un simbolo estremamente diffuso. Tutte le repubbliche marinare, ad esempio Pisa, aveva una croce patente elaborata. E dunque era un tipo di simbologia già esistente fin dal periodo longobardo. Il loro stendardo era il Bosean, di cui ne parla Matteo, di Parigi. Era uno stendardo bianco e nero, e il nome Bosean probabilmente deriva da un termine antico francese che indicherebbe proprio la partitura. Fra l'altro, vi è anche una simile parola provenzale dal quale è derivata la nostra balsana, cioè lo stemma praticamente ripartito in due parti. Ci sono tante altre teorie sull'origine di questo stendardo così particolare. È noto anche il sigillo dei Templari, due cavalieri su un'unica cavalcatura. Naturalmente era solo un simbolo, indicava solo la povertà, l'umiltà dei cavalieri. Era simbolo di povertà e di umiltà, ma non aveva un corrispondente, naturalmente. Non era possibile che due cavalieri avessero una sola cavalcatura. Sarebbe morta immediatamente, poco tempo dopo, e la loro forza sarebbe andata a finire. Ogni cavaliere aveva almeno due cavalli, come tutti i cavalieri, e delle volte anche tre: il ronzino, sul quale si spostavano, il destriero, che era il cavallo da battaglia vero e proprio, era un grosso cavallo, di solito equiparabile non ai nostri cavalli da corsa, ma da un cavallo da tiro, e infine alcuni avevano anche il corsiero, più rapido, però anche più snello rispetto al destriero vero e proprio. Conosciamo anche il motto dei Templari, che è ripreso dai Salmi: non nobis domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam. Tutto non per la propria gloria, ma per la gloria del Signore, unicamente per la gloria del Signore. Un altro simbolo che si attribuisce ai Templari, ma anche quello lì è una sorta di icona sempre esistita, un'icona archetipale, è la famosa scacchiera, che indica sempre la lotta della luce con le tenebre, del bianco, del nero, del bene con il male. I Templari, insieme agli ospedalieri,
si trovarono in primo luogo a affrontare un problema di difficile soluzione. Erano pochi, erano comunque pochi, estremamente pochi. E il territorio era loro ostile. I musulmani non li affrontavano in campo aperto, ma era un continuo di colpi di mano, di imboscate, di guerriglia vera e propria. Come fare? Cominciarono a costruire fortezze, fortezze a tutto spiano. Ma siccome il bisogno incentiva l'ingegno, essi rivoluzionarono completamente il modo di costruire fortificazioni. Nel 1100 le fortificazioni in Europa erano uguali da centinaia di anni, una torre maestra e un recinto intorno. No, quel sistema non andava bene, non poteva funzionare perché erano pochi, troppo pochi. Non si potevano presidiare le mura di una fortezza. La difesa doveva essere fatta per capisaldi, per nuclei organizzati in punti forti. Ed ecco che nasce una castellologia moderna, con torri aggettanti, spesso e volentieri cilindriche, perché notano che una parte, un profilo circolare, regge di più ai colpi dell'artiglieria neobarbaristica. Tendono a eliminare i merli, perché i merli, se colpiti, crollano. Possono andar bene per le sentinelle, ma non per la difesa. La difesa si fa sulle torri. Le torri devono essere a distanza ravvicinata in modo tale che sia possibile proteggere e colpire ogni tratto di muro. I merli vengono sostituiti con le bertesche, con delle casematte in pratica, con delle garitte che difendono da tutte le parti l'arciere o il balestriere che può tirare tranquillamente sui nemici. Le cortine, cioè le mura, si innalzano notevolmente e sicura in modo particolare l'accesso alla fortezza, con dei sistemi di entrata straordinariamente nuovi, a zampa di cane o a collo d'oca, cioè non esiste una porta, ma una serie di porte e l'entrata è sempre obliqua, in modo tale che si possa trasformare per chi entra dentro in un tranello mortale. Queste innovazioni dei templari e degli ospedalieri porteranno alla creazione di forti pressoché imprendibili. Il crack dei cavalieri, ad esempio, dovuto agli ospedalieri in Siria, nella valle della Bekaa, è una fortezza che ha resistito e è arrivato fino ai giorni d'oggi, di una modernità incredibile, con mura e contromura di ogni sorta. E Eaklit, Castel Pellegrino dei Templari, fatta su un promontorio, esposto alla terraferma, difeso da un fossato profondissimo allagato d'acqua di mare, con un'entrata naturalmente a zampa di cane. E ancora Tortosa, ancora più grande, difesa da due cerchia di mura, una città veramente imprendibile. I templari, nella difesa del regno crociato in Terra Santa, si distinsero sempre in tantissimi fatti d'armi. Vi ricordo solamente la battaglia di Kadmos, dove solamente 170 templari riuscirono a evitare una sconfitta che sarebbe stata epocale per i cristiani. A Monte Gisar, dove riuscirono a sconfiggere un'armata quattro volte superiore alla loro. Tutto andò bene finché vi fu un nuovo cambiamento della storia. L'ultimo discendente diretto di Goffredo di Buglione muore. È il 1185. Si chiamava Baldovino IV.
più famoso come Baldovino il lebbroso, perché si era ammalato di lebbra e fino all'ultimo momento continuò ad andare in battaglia, addirittura portato su una lettiga, figura quasi mitica, ma alla fine la lebbra lo vince. Lascia un figlio, l'infante Baldovino V, ma muore anch'egli un anno dopo. La corona passa allora a Guido da Lusignano, che aveva sposato la sorella di Baldovino IV, Sibilla. Guido da Lusignano era una persona incerta, non aveva carisma, era poco seguito dai baroni, che cominciarono a diventare ancor più litigiosi e davano a lui scarso credito. Ma siccome i guai non vengono mai da soli, per i cristiani in Terra Santa venne un altro problema, ancora più grande. Il problema si chiamava Salah al-Din, meglio conosciuto come il Saladino. Era un curdo della famiglia degli Ayyubiti, era un coraggioso combattente, un grande stratega. Riuscì a riunire intorno a sé un notevole esercito, liquidò quasi del tutto le milizie religiose, erano indisciplinate, eccessivamente non erano guerrieri, non combattenti, non soldati. Lui voleva soldati. Riuscì a riunirne diversi, cavalieri Gulan dell'Anatolia, famosi perché erano cavalieri catafratti, simili alla nostra cavalleria pesante, cavalieri curdi e la sua guardia composta da mamelucchi, un po' simili a quelli che poi diventerà la guardia tipica dei sultani, cioè erano schiavi liberati e fin da piccoli addestrati all'uso delle armi. Con tutte queste componenti egli mise su un grosso esercito e cominciò una ad una a conquistare le piazzaforti cristiane, fino a quando nel 1187 si assediò Tiberiade. A quel punto Guido di Lusignano riunì tutto l'esercito di tutti del regno e di tutti i grandi feudi della Terra Santa cristiana. Tutti si riunirono insieme a Seforia, un luogo adatto, perché era un altopiano, abbastanza fresco, con grandi pascoli e fonti d'acqua. Lì si riunì un esercito di circa 15-20.000 uomini, in più gli ordini cavallereschi, in più delle milizie ausiliari. Si arrivava quasi a 25.000 uomini, un grosso esercito, non come quello del Saladino, ma sicuramente temibile. Che fare? A quel punto vi furono varie idee, vari suggerimenti. Ad esempio, Raimondo di Tripoli disse che la miglior cosa, dato che era estate, era rimanere lì. E intanto il Saladino prima o poi avrebbe dovuto lasciare l'assedio a Tiberiade, perché la città era ben difesa e il caldo era improponibile per un assedio. Ma Gerardo di Rifford, gran maestro dell'ordine templare, l'accusò di codardia. Disse che si doveva in tutte le maniere liberare Tiberiade. Una volta per tutte bisognava farla finita con il Saladino. Aveva torto, ma dal suo punto di vista, quando prese la parola, non sbagliava del tutto, in quanto il Saladino era come un pesce che si muoveva nell'acqua, colpiva ora a destra e ora a sinistra, eliminando sempre di più forza ai regni cristiani. Prima o poi lo si doveva in tutte le maniere incontrare. Forse però il periodo dell'anno
non era il più favorevole. Alla fine, l'idea del Gran Maestro del Tempio passò e l'esercito cristiano si mosse per liberare Tiberiade. Partirono, un caldo allucinante, fino a quando arrivarono a sera su un altipiano ai corni d'Attin. I pozzi erano secchi, di acqua ce n'era poca, e quella poca acqua era marcia. Fra l'altro, la spedizione era cominciata sotto infausti e presagi. I cavalli si erano rifiutati di mangiare e una vecchia pazza musulmana aveva gridato una maledizione contro i combattenti. Gli avevano dato fuoco, ma non era bruciata. E alla fine un cavaliere è stato costretto a spaccargli la testa con un colpo d'ascia. Brutti presupposti. La sera si ritrovano assolutamente stremati su questo altipiano. Sotto vi sono le fonti di Aten, più in là vi è Tiberiade, ma in mezzo vi è l'esercito del Saladino. La notte fu allucinante. Fra le preghiere continue dei musulmani e i tamburi che rullavano, sembrava un coro di morte. Il giorno dopo vi fu la battaglia, dalla mattina all'alba fino al primo pomeriggio. Invano l'esercito cristiano cercò di sfondare le linee musulmane, fu sempre ricacciato indietro, gli attacchi sempre più deboli, fino a quando il Saladino fece intervenire la sua cavalleria pesante e fu la strage. Fu una sconfitta di enormi proporzioni, fu una sconfitta strategica, anche perché non c'era un altro esercito. Moltissimi furono i morti, moltissimi furono coloro che vennero giustiziati, per esempio gli ospedalieri e i templari che rifiutavano di farsi islamici. E innumerosi furono anche i prigionieri di grande importanza. Quella sconfitta comportò la fine del regno cristiano in Terra Santa. Di lì a pochi giorni tutte le principali piazzaporti crollarono, Acri e Ascalona. E il 20 settembre il Saladino fu di fronte a Gerusalemme che conquistò il 2 ottobre. E poi del regno cristiano in Terra Santa rimasero solo piazzaforti presidiate, ma solo lembi di territorio, che a una caddero. L'ultimo lembo di terraferma fu appunto Atlit, Castel Pellegrino, che fu difeso dai templari, i quali nel 1291 furono costretti a abbandonarlo. E nel 1303 gli stessi templari furono costretti ad abbandonare l'isolotto di Ruat. Il regno cristiano in Terra Santa era finito. Che fine fecero gli ordini monastico-cavallereschi? Beh, gli ospedalieri trovarono subito una nuova occupazione. Istituita una base militare a Rodi, iniziarono a combattere sul mare i musulmani. I cavalieri teutonici, lo sapete, creeranno poi il regno di Prussia con la scusa di evangelizzare con la spada, naturalmente, tutte le terre che ora rappresentano la Prussia e il nord verso i territori baltici. Ma i templari in realtà, sognando di nuovo di intervenire in una nuova crociata, rimasero nelle loro magioni in tutta Europa, affaccendati nelle loro occupazioni solite, economiche, ma senza più avere un fine ben stabilito. Cosicché
da qualche parte si cominciò a parlare di necessità di fusione fra ospedalieri e templari, oppure della soppressione dell'ordine. Ricordatevi, fra l'altro, che i templari, proprio per la forte protezione papale che avevano, non erano ben visti da parte del clero secolare, e in più era loro attribuita anche la colpa, non era una colpa, l'abbiamo detto, della sconfitta dei corni d'Atene. Inoltre, via via cominciarono a girare su di loro strane voci. Si cominciò a dire che i templari fossero orgogliosi, coraggiosi più a parole che nei fatti, che fossero poco osservanti delle regole ferree, e bibere templariter diventò un modo di dire diffuso in tutta Europa. Inoltre si aggiunse che erano avari, che prestavano soldi a usura, che fossero venali più di ogni altra cosa, e che fra l'altro avessero buoni rapporti con persone poco raccomandabili, come la setta degli assassini. Dopo aver preparato, o meglio, dopo che il terreno era stato preparato da queste dicerie, nel 1307 scattò la trappola di Filippo il Bello. Allora, Filippo il Bello è passato alla storia come un pessimo re, un re oscuro. Dante, lo vedremo tra poco, lo taccia di ogni colpa e di ogni nequizia. In realtà Filippo il Bello fu un grande re di Francia. Egli fu il primo che accelerò su una politica che fu sempre dei re di Francia. Ricordate una cosa che è fondamentale. La Francia era un regno nominale, ma in realtà i grandi feudatari erano quasi del tutto indipendenti dal re. Il re controllava in realtà la grande città che era Parigi e l'Île-de-France e poco più. I re francesi in tutta la storia della Francia cercarono di recuperare il potere sulla periferia della Francia stessa. Fu un processo lunghissimo. Lo concluse solo Luigi XIV, il Re Sole, quando portò a Versailles tutta la nobiltà francese e la svuotò di ogni reale potere. Ma nella storia di Francia quante fronde nobiliari vi sono state nei confronti della corona? Qual era il ragionamento di Filippo il Bello, di Filippo IV? Era molto semplice. I templari non avevano più una funzione specifica, avevano fortezze, avevano potere, avevano ricchezze ed erano uno Stato dentro lo Stato. Eliminarli avrebbe fatto sì che un pericoloso elemento fosse eliminato, ma non solo. La corona ci avrebbe guadagnato tantissimo. Tutti le loro ricchezze, i loro possedimenti fondiari o gran parte dei loro possedimenti fondiari sarebbe passata alla corona. E dunque il re, che era continuamente preso alle prese con debiti, con insolvenze, anche perché era continuamente in guerra, sarebbe riuscito con questa operazione poco pericolosa, perché non era un granché pericolosa, a rimettere in sesto il proprio Stato. E cosicché scattò la trappola possibile per la convivenza con il Papa Clemente V, il quale sospese l'ordine con tre bolle,
lo sospese, come ha ben dimostrato Barbara Frale con, pubblicando quel documento da lei trovato nell'archivio segreto vaticano, e tutto si concluse con il grano a rogo sull'isola della città nel 1314, quel 19 maggio del 1314, che mise fine all'Ordine dei Templari. L'Ordine dei Templari terminò, però iniziò immediatamente la loro leggenda. Già, perché fin da subito vi fu una divisione dell'opinione pubblica, in quanto ci furono colpevolisti da una parte e innocentisti dall'altra. Innocentisti furono Cristiano Spinola, Giovanni Boccaccio e soprattutto Dante, che chiama Filippo il Bello il nuovo Pilato e parla di lui, delle sue cupide vele che per rubare profanano praticamente il Tempio. Vi furono anche dei colpevolisti come Arnaldo di Villanova, Raimondo Lullo. Soprattutto Arnaldo di Villanova parla di orribile segreto dei templari, dei loro riti eterodossi. E queste voci, queste idee furono riprese anche da Cornelius Agrippa, che nel De Occulta Filosofia parla del, in senso dubitativo, però, della detestabile eresia dei Templari e del loro occultismo. È un qualcosa che nella storia rimarrà. Il mito si fa sempre più forte e non si spengerà mai, non si eclisserà mai. Le Forestier, che ha studiato lungamente in maniera scientifica il templarismo nella massoneria, i culti templari, riesce a censire alla fine del 600 un'infinità di scritti e di opere sui templari. Fra l'altro, la voce che i templari non fossero in realtà scomparsi, ma una loro discendenza fosse rimasta nella storia, si fece sempre più incisiva, finché venne pubblicata, siamo ormai nel 700, la famosa carta di Larmenius, un documento dove si dice che nel 1314 l'ultimo gran maestro de Molay passa a Jean-Marc Larmenius l'eredità praticamente della Gran Maestranza Templare. Il documento è assolutamente falso, è scritto in improponibili caratteri medievaligianti, è addirittura improponibile che un atto di tal genere, simile atto notarile, fosse firmato allora in quella situazione da Jacques de Molay, però ebbe una sua notevole importanza perché accreditò anch'esso questo mito. Vi fu fra l'altro un altro mito, sempre ricorrente, quello della maledizione dei Templari. Questa è una cosa che si racconta continuamente, no? Il 19 marzo del 1314, bruciando sul rogo, Jacques de Molay avrebbe chiamato Clemente V a comparire davanti al tribunale di Dio entro 3-40 giorni, e il re entro un giorno e un anno. Il Papa morì il 20 aprile del 1314 e Filippo il Bello il 29 novembre del 1314. Addirittura sulla morte di Filippo il Bello c'è l'ironia di Dante, no? Il quale racconterà che Filippo il Bello morrà di colpo di cotenna. Cioè, di colpo, cotenna
sta per maiale. In realtà Filippo il Bello, andando a caccia, un cinghiale che attraversò praticamente la strada, il cavallo inciampò, cadde a terra e morì. Ecco, tenete presente che queste maledizioni che portano alla morte di coloro che avevano condannato sono ricorrenti nella storia. Ce ne sono moltissime. Juan e Pedro Alonso de Courval, per esempio, due capitani di Alfonso V di Castiglia, saranno condannati a morte ingiustamente da Ferdinando IV. Essi scaglieranno la loro maledizione su Ferdinando IV, che stava benissimo. Il giorno dopo fu trovato esangue nel suo letto. Nel giorno stesso che i due avevano annunciato come morte del re traditore. E la storia di Fran Moriale, capitano di Ventura, il quale aveva imprestato un sacco di soldi a Cola di Rienzo, si reca a Roma inerme, sicuro di che sarebbe stato ricevuto come un re, e Cola di Rienzo invece lo tradisce, lo accusa di essere un brigante e lo fa condannare a morte per non rendergli i soldi. Avendo già il capo sul ceppo, Fran Moriale maledice Cola di Rienzo dicendo che di lì a un mese avrebbe fatto la stessa fine, e in effetti Fran Moriale fece la stessa fine. E che dire di Danton, che chiama al capestro della ghigliottina Robespierre, il maledetto, l'infame Robespierre che lo aveva condannato a morte. Tu mi seguirai presto, esclamerà Danton. Per forza di cose, in queste maledizioni doveva essere coinvolto anche Luigi XIV. Luigi XVI, d'altra parte, era il 22° discendente di Filippo il Bello, e Jacques de Molay era stato il 22° gran maestro dei Templari. E poi Luigi XVI fu veramente un infelice. La sua nascita è un indice di sfortuna assoluta e totale. Pensate che la staffetta che viene mandata da Versailles a Parigi per dare la lieta novella della nascita del delfino cade da cavallo e muore. L'alto prelato che lo doveva battezzare mentre sale le scale della villa, del castello dove Luigi XVI doveva essere battezzato, muore di infarto. Vengono per lui assoldate tre giovani nutrici, tre baie, tutte e tre giovanissime, tutte e tre in ottima salute, e nel giro di una settimana muoiono tutte e tre. Uno così non poteva che finire che sulla ghigliottina. Leggende dunque sui Templari. Leggende che poi vengono sicuramente amplificate dalla massoneria, o meglio, la massoneria fa in modo che la storia dei Templari diventi ancora più complicata. Vedete, già all'inizio del Settecento a molti massoni non andava bene che la libera muratoria fosse originata solo da umili scalpellini. Tanti nobili erano entrati. Avrebbero desiderato un'origine diversa, più nobilitante. A soddisfarli ci pensò André Michel Ramsay, scozzese, cavaliere dell'Ordine di San Lazzaro, che si era fatto cattolico, segretario del famosissimo cardinale François Fénelon. Egli tenne nel 1737 un famosissimo discorso, quale oratore lo tiene, a Parigi, sulle origini della massoneria.
un discorso che è stato studiato a lungo e profondamente da il primo autore di un notevolissimo studio sulla storia della massoneria, Carlo Francovich, La storia della massoneria nel Settecento, dalle origini fino alla Rivoluzione francese. Ecco, cosa dice Ramsay in questo suo discorso? La massoneria non discende dai liberi muratori del Medioevo, discende da nobili cavalieri, da quei cavalieri che si fecero crociati e andarono a combattere per la liberazione del Santo Sepolcro e lì costruirono chiese, avendo in una mano la cazzuola, nell'altra la spada. Essi vennero a conoscenza in quei luoghi di un ordine antichissimo che risaliva ai patriarchi, e quest'ordine era depositario di un'antica saggezza che venne trasmessa a questi cavalieri, e questi cavalieri poi si fusero praticamente con l'ospedale, con gli ospedalieri, non parla di templari, e dettero origine in pratica a un ordine. Quest'ordine dei liberi muratori che trovò una terra fertile per diffondersi, propagarsi e soprattutto conservarsi in Scozia, grazie a Lord Steward di Scozia, che era gran maestro della loggia di Kieling nell'ovest della Scozia. Questo discorso fa sì che la massoneria e il templarismo si sentano uniti, o meglio, molti massoni cominciano a lavorare su questo rapporto che ritengono stringente. Nasce la massoneria templare. Nasce la massoneria templare soprattutto in Germania, in virtù di una tradizione millenaristica risalente addirittura a Gioacchino da Fiore, che lì si era conservata, e grazie a un falso, il manoscritto di Strasburgo, un falso scritto in francese che faceva derivare dagli Esseni addirittura l'ordine dei canonici del Santo Sepolcro, ai quali avrebbero partecipato numerosi esponenti di spicco della cultura di ogni periodo e di ogni luogo. L'esponente più in vista della massoneria templare fu Karl von Hund, latifondista sassone, ricchissimo, dedito all'occultismo, appassionato di alchimia, iniziato libero muratore in Francia nel 1742. Egli dice di essere stato investito templare dal Lord Kirkmunock, che era stato uno dei paladini della causa degli Stuart, della causa giacobita, e che dopo la battaglia di Culloden avrebbe lasciato la sua vita sul capestro. Egli fondò quest'ordine dicendo, fra l'altro, di essere entrato in contatto con i superiori incogniti, questo mito che si diffonde nel Settecento, e a partire dal 1750 egli comincia a mostrare anche una patente, sicuramente falsa, che lo insegna come gran maestro della settima provincia della massoneria templare. Massoneria templare che avrà altri esponenti di spicco, fra l'altro August von Starck, Johnson, eccetera. Starck inventò, creò i canonici templari, e che poi si fusero appunto con il gruppo di von Hund in quella che è la stretta osservanza templare. Stretta osservanza templare che contemplava 9 gradi divisi
in tre classi. Come tutto nella storia, ha un momento di splendore e poi decade. Così la massoneria templare decadde, però dalla massoneria templare fuoriuscirono tanti riti. Uno di questi è il rito scozzese rettificato, il rito di Eredom e di Kilving, il rito di perfezione anche, e il rito scozzese antico e accettato debbono comunque, insieme al rito scozzese primitivo, debbono tanto alla massoneria templare. I templari dunque esaltati dalla massoneria, esaltati da tanti, ma anche oggetto di detrattazione da altri, oggetto di accuse infamanti, anche in tempi recenti. Nel 1789 il povero Cagliostro, caduto nelle spie della Inquisizione, confessa che i templari congiuravano per vendicare Giacomo de Molay e cospiravano per distruggere le istituzioni cattoliche e le monarchie. Quando poi esplose la grande rivoluzione francese, che per tutti rimase e per tanti contemporanei era un mistero di come il glorioso regno di Francia in pochi anni crollasse, ci furono alcuni che imputarono tutto questo a un complotto dove c'erano di mezzo naturalmente anche i templari. Così scrive lui Cadet de Consecure, il quale dice che l'ultimo dei complotti nato con i templari aveva portato alla presa della Bastiglia. E Agustin Barruel, celebre per la sua opera sulla storia del giacobinismo, egli afferma che questo complotto contro la Chiesa e contro le istituzioni gli era da sempre, aveva avuto fasi diverse e volti diversi. Uno di questi volti era stato anche quello dei Templari. Le accuse di Barruel furono poi riprese e approfondite, rese con tinte ancor più traculente da Leo Taxil, che nella Storia segreta della massoneria dice che l'eredità templare, che è un'eredità blasfema, una eredità delittuale, è stata mantenuta in massoneria nel trentesimo grado del rito scozzese, quello di Cavaliere Kadosh, e descrive in pratica un rito totalmente inventato dove l'iniziando al trentesimo grado viene costretto praticamente a un falso delitto. Egli in pratica uccide un caprone, lo pugnala e poi gli estrae il cuore per far vedere che è aperto a qualunque tipo di delitto. Non solo, ma dice che i cavalieri Kadosh sono operativi nella massoneria, sono quelli che eliminano i nemici della massoneria attraverso un veleno che viene prodotto dall'areopago di Napoli e che si chiama, in questo potentissimo veleno, l'acqua della Toffana, sul quale ci sarebbe tantissime cose da dire. Detrattori, esaltatori. Uno che invece esaltò i templari fu Napoleone Bonaparte, che nel 1808 costrinse un alto prelato ad assolvere Jacques de Molay dall'accusa di eresia. Questo episodio secondario, ma indicativo, è illustrato da Aldo Alessandro Mola come un atto di propaganda da parte del Grande Corso, che vuol far vedere che egli è quello che restaura un regno, un impero di giustizia, dove si dà giustizia anche a quelle che sono state le vittime del passato. Miti templari, miti di ogni genere.
Alla fine dell'Ottocento c'è un revival esoterico, occultissimo, occultista in Francia, notevolissimo. Uno di questi esponenti di questo revival occultistico è Alphonse Louis Constant, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Eliphas Levi, che scrive numerosi libri. Egli è un esempio di conversione, perché lui prima era stato un seminarista, poi era diventato un radicale rivoluzionario e poi diventò un occultista. Nel 1860 scrive una storia della magia nella quale i Templari sono dipinti come gli eredi e i portatori dell'occultismo gnostico. Gnosticismo e Templari sarà una delle tante, dei tanti aspetti che si ritrova nelle attribuzioni esoteriche date a quest'ordine. I Templari, nelle mani della storia moderna e contemporanea, sono diventati di tutto, anche il contrario di quello che erano, perché ad esempio all'inizio del Novecento Guido von List fonda un ordine dei nuovi Templari, un ordine razzista dove il Graal era la conquista della purezza ariana, e per entrare all'interno di quest'ordine bisognava dimostrare il proprio pedigree di pura di purezza ariana. Erano accolti solamente uomini prestanti, biondi e con occhi azzurri, e all'interno vi erano delle regole veramente assurde, però questo gruppo dei nuovi Templari ebbe abbastanza successo e alla fine confluì in quella celebre società di Toul, che gettò alcune delle basi ideologiche del nazionalsocialismo. Si è fatto abbastanza tardi. Io volevo concludere questa carrellata ricordandovi che i Templari sono entrati anche a far parte della letteratura. Della letteratura del mistero, naturalmente. Vi porto solamente degli esempi, perché sarebbe impossibile trattare di tutto. I Templari, ormai siamo nel secondo dopoguerra, erano entrati nel mito come portatori di segreti e con una loro discendenza che, nonostante la soppressione e la morte dell'ultimo Gran Maestro nel 1314, si era mantenuta. Ai Templari era attribuito l'esistenza di un tesoro e della conservazione di un segreto inconfessabile, incomunicabile. Tutto questo portò alla produzione di un filone letterario che è tuttora vivo. Fu creato da un certo Harry Lincoln, che era un documentarista della BBC, il quale, rimasto colpito dal libro di Gerard de Sade, Le Trésor Maudit, fece una serie di documentari su Rennes-le-Château e una strana figura di parroco, l'abate Saunier. I documentari ebbero successo. Egli, associatosi a altri due colleghi, scrisse un libro, Il Santo Graal, che fu un vero e proprio bestseller. In pratica, cosa diceva? Diceva che l'abate Saunier, nella cittadina di Rennes-le-Château, nella chiesa della Maddalena, aveva trovato nei lavori di ristrutturazione della chiesa le prove documentali che Gesù Cristo non era morto sulla croce, ma era migrato in Francia insieme alla Maddalena, e dalla loro unione ne era nata una discendenza. I discendenti
sarebbero stati la dinastia dei Merovingi. La dinastia dei Merovingi che non si era spenta con la morte di Dagoberto II, ma sarebbe continuata. E vi era un ordine segretissimo, il priorato di Sion, che proteggeva la discendenza dei Merovingi non solo, ma si adoperava perché questi ritornassero alla luce del sole e fondassero in Europa un nuovo impero teocratico. Naturalmente era tutto falso, ben montato, prendendo a destra e a sinistra, assemblando l'eresia dei docetisti con il mito del re del mondo, con il complottismo, prendendo spunto da un altro bestseller precedente, dal mito delle Sante Maria di Filippon, dicevo, e ancora da altri miti, addirittura alcuni elementi della religiosità gitana. Tutto questo messo insieme, e c'entravano anche i catari e i templari, naturalmente avrebbe dato luogo a questa fandonia. Anche i protocolli, i cosiddetti documenti del priorato di Sion, sì, in effetti esistevano, erano stati depositati alla Biblioteca Nazionale di Parigi, ma erano dei falsi che aveva fatto scrivere e confezionare Pierre Plantard, che era alle origini di tutto questo. Ma la storia, che ebbe già un notevole successo, non finì lì, perché il tutto fu ripreso da Dan Brown con il celebre Codice da Vinci. Ricordate il romanzo La storia di Robert Langdon, docente di iconologia a Harvard, il quale si trova implicato in uno strano omicidio al Louvre, dove il conservatore Jacques Saunier viene ucciso in maniera orribile. Egli allora riesce piano piano a, fra inseguimenti, fughe, tradimenti, Opus Dei, eccetera, eccetera, a snodare tutta la matassa e a rivelare appunto la storia che apparteneva a Lincoln, il quale naturalmente poi denunciò per plagio Brown, ma il tribunale ebbe la meglio, come era logico, Dan Brown. Tutto questo, questa fantastoria fu denunciata da Umberto Eco, ma anche lui si fece conquistare da tutto questo, perché se leggete il pendolo di Foucault, che non ha avuto il successo del Nome della Rosa, però è un ottimo romanzo che ricostruisce l'ambiente culturale di sinistra, fra l'altro di Torino, quando Torino è la capitale culturale d'Italia, gravitando intorno a quella grandissima casa editrice che è l'Einaudi. In questo romanzo affiora un pochino di tutto, affiora il priorato di Sion, affiora il mito dei templari, affiora il discorso del complotto sotterraneo che ha un'origine antichissima. Infine, vi volevo ricordare che vi è un altro autore ancora che scrive alcuni romanzi che riportano parte di questi miti. È Maurice Leblanc. Maurice Leblanc non aveva certamente letto il Santo Graal, perché morì nel 1941, era nato nell'Ottocento, però non ne aveva bisogno, perché era nato e vissuto nella Parigi del grande rinascimento esoterico. Era stato amico di Peladan, aveva conosciuto Gurdjieff, poi fra l'altro aveva una sorella bellissima che si chiamava Georgette, faceva la cantante e la ballerina,
ed era stata per oltre 20 anni l'amante di Maurice Maeterlinck, premio Nobel per la letteratura del 1911, amico di Stefan Mallarmé e inserito in quell'ambiente esoterico al quale appartenne grandi, veramente grandi autori, anche grandi musicisti, uno di questi Claude Debussy, che musicò alcune composizioni di Maeterlinck. Ecco, Maurice Leblanc era uno scrittore di romanzi d'appendice, di racconti, niente di particolare. Fino a quando nel 1905, forse colpito dal successo di una figura letteraria quale Sherlock Holmes, inventò anche lui un proprio personaggio particolare, Arsène Lupin, il ladro gentiluomo. Fu la sua fortuna. Egli scrisse ben 60 fra romanzi, commedie, racconti improntati sul simpaticissimo Arsène Lupin. Ma vi è qualcosa di particolare in molte opere di Leblanc. Alcune opere di Leblanc sono infarcite di simboli, miti, risvolti iniziatici, valenze ermetiche. Le avventure d'Arsène Lupin vanno spesso interpretate, quasi che fossero messaggi in codice da decrittare, quasi che chi abbia le chiavi di lettura adatte possa comprendere da quelle storie di avventura dei messaggi nascosti. Cito ad esempio L'isola delle 30 bare, dove si parla di una guerra sotterranea che da secoli a secoli avviene in Francia e che terminerà con una grande rivelazione che cambierà le sorti dell'umanità. O Arsène Lupin e la contessa di Cagliostro. In questo caso il nostro ladro gentiluomo si innamora di una bellissima donna, Josephine Balsamo, che è la pronipote di Cagliostro, e insieme a lei è coinvolto in tantissime avventure. Vi è ad esempio l'enigma di un candelabro a 7 braccia che rimanda a un ugual numero di abbazie, e in una di queste abbazie, la 7ª, vi è un misterioso Graal appartenuto ai Rosa Croce, e chi riuscirà ad averlo diventerà un nuovo Parsifal e risveglierà il giusto dei giusti. E poi vi è il segreto dell'aguglia, dove si parla appunto dei Merovingi, re di Francia, detentori di segreti che regolano il governo dei popoli e le sorti della città. E dove altri elementi tipici della letteratura misteriosofica. Questo non ci deve stupire, dato le conoscenze particolari che ebbe questo scrittore, ora un po' dimenticato, ma sicuramente di grande fortuna e di gran pregio. Ricordiamoci che ancora oggi i Templari sono ben presenti nella nostra letteratura, i film che escono su di loro sono numerosissimi e che vi sono tanti ordini neocavallereschi che si ispirano al neotemplarismo. Vi ricordo anche che il templarismo e il modo in cui si sono intesi i templari ha inciso notevolmente sul rito scozzese antico ed accettato. Ricordatevi che almeno 6 gradi, dal 24° al 30° grado, sono di ispirazione templare, e il 30° grado è tutto di ispirazione templare. Nel rito di perfezione occupava il 24° posto, poi diventò il 30° grado,
con le costituzioni federiciane. Ricordiamoci anche che in una leggenda massonica, una teoria massonica sussistente nel Nord America, ancora oggi si considera la massoneria discendente diretta della cavalleria e di conseguenza si fa sì che i tre gradi dell'ordine vengono equiparati ai tre gradi cavallereschi. L'apprendista risponderebbe al valletto, il compagno allo staffiere, il maestro al cavaliere. Voglio concludere leggendovi un giudizio su Templari e Cavalleria di un grande storico delle religioni che fu Enrico Urbain. Egli afferma: la continuità documentaria della tradizione del Tempio non poggia su documenti d'archivio. Si tratta di lasciarsi dire ciò che le tradizioni vogliono dire. Che queste tradizioni ci istruiscono meglio di qualunque documento d'archivio su ciò che accade alla confluenza di due mari, cioè laddove si compie realmente ogni trasmissione spirituale, che non consista semplicemente in una trasmissione di dati, che nel momento in cui ad un uomo si impone il desiderio di riportarsi ad una tradizione, in questo stesso momento si stabilisce il legame storico tra lui e i suoi predecessori. In questo senso, anche la massoneria ha mantenuto e mantiene una tradizione templare. Grazie di avermi ascoltato.